Quando Rose Businge ha iniziato ad accogliere le donne ammalate e ferite dalla guerra al Meeting Point di Kampala, il primo punto di scarto fra il suo desiderio e il loro atteggiamento è stato lacerante. Annichilite dalla violenza subita e dal dolore, rinunciavano a curarsi, a prendersi cura di sé. Lì dove ho iniziato non era facile a dire alle mie donne avete un valore infinito, perché sembravo che era così facile, ma anche quando le dicevo prendete le medicine perché avete un valore infinito, non le prendevano, preferivano di morire invece che prendere medicine, a dare da mangiare. E rivendeva per prendere alcol e sono andata in crisi perché non sapevo perché le donne non capiscono una cosa che sembra scontato. L'amicizia con Don Giussani è stata decisiva in questo passaggio perché il sacerdote ha fatto semplicemente compagnia a Rose in questo momento, un momento di crisi durato 6 mesi. Ha cominciato proprio a dirmi questo valore, questo contenuto di te, devi capire tu. Deve viverlo tu, deve diventare te. E quando l'ho capito, è come per le donne, è come proprio avevano forse bisogno di un punto che ha un valore com'è. Perché dopo non ho più fatto fatica, è diventato come un aereo che decola. Capire questo, intuire nello sguardo di un'altra donna che il loro valore è infinito, ha generato in queste donne un movimento spontaneo di cura reciproca e offerto la spinta decisiva perché dal loro stare insieme nascesse anche un'opera tanto importante per loro quanto per la loro terra, una scuola per i figli che oggi ha più di 500 alunni. Sono partiti, hanno cominciato a vivere, hanno cominciato anche loro a curare le altre donne. È lì dove hanno desiderato una scuola dove possono educare, insegnando matematica, i ragazzi imparando dai loro valori.